Amici, e Rossazza non è solo location di videoclip e terra di musica, ma in questo momento anche di una produzione internazionale che si sta girando proprio sul ponte progettato dal Maffei e dal senatore Rossazza. Con noi il sindaco di questo paese, ferve un'attività incredibile a Rossazza. Sì, pare di sì, è diventato un set cinematografico, è un film internazionale che verrà presentato a febbraio poi a Venezia, e speriamo che abbia successo per la promozione del territorio. Il regista e tutta la produzione ha parlato molto bene degli abitanti, che li hanno accolti. Ieri fino a mezzanotte erano ancora a mangiare la pasta insieme a voi, è bello questo. Sì, c'è stata collaborazione da parte di tutti, degli esercizi, dei cittadini, tutti hanno collaborato e hanno dato la piena disponibilità. Ringraziamo questa collaborazione che non era scontata. Non è scontata, soprattutto si parla di una chiusura nella valle, in realtà la mentalità pian pianino sta cambiando. È quello che tentiamo di fare. Al mio fianco uno degli attori particolarmente impegnato nell'episodio che viene girato qui a Rossazza, Andrea Cocco, lo ricordiamo nel 2011 sì. Al Grande Fratello, adesso lanciato verso la carriera cinematografica. Non è il tuo primo film? No, questo è il mio quarto film e parte tutto è un film, un thriller esoterico. È un film internazionale perché è una produzione italo-americana, distribuzione americana. Il mio ruolo è quello di Arthur Adams, che è il protagonista del film, ed è originariamente un archeologo, uno studioso di archeologia sull'Egitto di York. E viene mandato poi a Torino e dintorni a fare una determinata ricerca di cui adesso non posso parlare nello specifico. Chiaro, sì, chiaro. Ed ha tutta un'evoluzione che lo porterà poi a una sorta di illuminazione. Arrivi e il regista, lo stesso regista Luis Nero, ti ha notato in un altro thriller psicologico fuori concorso a Venezia. Sì, esatto, il film Io è morto era in anteprima fuori concorso a Venezia lo scorso anno, e lì Luis Nero mi vide e mi sono piaciuto, per fortuna, ecco. La prima volta che venivi a Biella in questo territorio? È la prima volta che venivo proprio in generale anche a Torino e ai dintorni, e grazie a questo film sto vedendo delle location, dei posti fantastici. Abbiamo visto che su Facebook e sui social network hai taggato tante foto della Valle Cervo e di Rossazza, ti sta piacendo? Sì, moltissimo, non si può non rimanere impressionati da questa bellezza, insomma. Grazie Andrea, buona fortuna. Grazie a tutti. E adesso ci troviamo con il regista Luis Nero, che ringraziamo per essere qua ai nostri microfoni. Allora Luis, conoscevi già Rossazza? Allora, la città di Rossazza, come molte città in Piemonte, è stata costruita con un'idea legata alle stelle. Tutte le città che vengono costruite in senso rituale, nel loro aspetto sia architettonico e poi del modello di vita, sono molto interessanti. All'interno del film affrontiamo e giriamo in molte di queste città che sono praticamente sconosciute fuori dal Piemonte, che però hanno una realtà storica, culturale e simbolica molto importante. Film ad episodi? Allora, in realtà non è un film ad episodi, è un film unico diviso in diversi capitoli. Sono 7 capitoli dedicati ognuno a un pianeta e di conseguenza all'arte liberale corrispondente, dove il protagonista farà questo viaggio in questo simbolico purgatorio che è ambientato qui in Piemonte fino ad arrivare nel più alto dei cieli. La cartella stampa della Film Commission, che ha aiutato per le location, ha elencato un cast di attori veramente internazionale. Il progetto ha questa ambizione, è nato come un progetto in lingua inglese, un progetto internazionale coprodotto dagli Stati Uniti e dall'Italia, quindi siamo riusciti a convincere un cast molto importante, tra i quali Rutger Hauer, William Baldwin, Michael Madsen, Maria de Medeiros, Geraldine Chaplin e molti altri.
Qua a Rosazza invece di questi attori chi sta girando? Allora, qui a Rosazza girano i due protagonisti, Diana Dell'Erba e Andrea Cocco, e poi l'ipotetica moglie del nostro personaggio, il Conte Rosazza, che è Morena Salvino. Il Conte Rosazza sarà interpretato da un attore d'eccezione molto importante negli Stati Uniti, che però non posso ancora svelare. Che non è qua? No, girerà in un interno perché è un teatro di posa. Va bene, siamo curiosi a questo punto di vedere chi interpreterà, insomma, questo personaggio che ha ovviamente un legame storico con la Val. Non è la prima volta che vieni a Rosazza, quindi? No, io sono venuto un paio di volte per fare le location, ho conosciuto la città, il paese tramite un libro, poi sono venuto un paio di volte a vedere se si poteva ambientare il film che stavo scrivendo. Sindaco, amministrazione, popolazione vi ha accolto molto bene. Sono stati tutti gentili, a partire dal sindaco, dal parroco, dalla signora Olga che ci cucina tutti i giorni, quindi è stato un evento per noi, un evento per loro, quindi ci siamo trovati molto bene. Va bene, grazie e buon lavoro. Grazie a lei. E adesso incontriamo un'altra delle attrici protagoniste di questo film, Diana Dell'Erba. Diana Dell'Erba ha già avuto un contatto con il Bielese, con Rosazza, qualche anno fa. Assolutamente sì, con piacere che ci ritorno. Ero venuta a fare uno spettacolo con Emanuela Tamietti. Adesso non mi ricordo sinceramente, una decina d'anni fa penso. Sei di Torino? Torino, sì. Sì, dove Emanuela lavora abitualmente. Esatto. La tua parte? Non hai bisogno di guanti per la... In The Broken Key interpreto la coprotagonista, una pittrice che aiuta il protagonista Arthur Adams nel suo percorso, perciò ad un più o meno a metà film lo incontra e fa svoltare la sua storia in positivo. Va bene, ti auguriamo un buon lavoro e tanta fortuna per il tuo lavoro. Grazie. Ottimo successo di pubblico per la presentazione del nuovo CD della cantautrice biellese Valeria Caucino. At the Break of Dawn, questo è il titolo del disco, presenta 11 tracce di inediti, per la maggior parte in lingua inglese, tranne Senza Limiti, ultimo brano del CD. Il progetto discografico è dei lavori sonori di Piero Sara. E lo spettacolo, durato circa un'ora e mezza, si è svolto venerdì 13 novembre ed è stato davvero il modo migliore per vivere da vicino il delicato, tenue e ritmico mondo musicale di Valeria, accompagnata sul palco da valenti amici musicisti. I brani sono stati accolti dagli applausi del pubblico, che ha gremito in ogni ordine di posto l'auditorium messo a disposizione dal comune di Gaglianico. Durante la serata è stato proiettato anche il videoclip di Over the Pain, primo singolo dell'album, realizzato tra Canavese e Valle Cervo, da Luca Chini dell'Onati Pitano e da 015tv.it, che riproponiamo qui di seguito in alcune parti.